chiuso la mattinata la prima gara del gruppo C, quella tra Lugano, testa di serie nel gruppo C appunto, e Juventus sulla carta, bianconeri favoriti. Lugano che nella scorsa stagione sicuramente aveva fatto bene, ma sicuramente doveva migliorare, l'ha dimostrato in un anno. Davvero sono cambiate tante cose per il Lugano, qui il tentativo da parte di Salvatore e la traversa, poi però Costa Magna si invola dopo un errato rinvio da parte del portiere Zecca e Costa Magna segna il gol dell'1-0, passa avanti al settimo minuto la Juventus, che poi ha la grande chance per andare al raddoppio, ma qui è bravo Zecca a farsi perdonare, mettere con la mano di richiamo il pallone in corner. Ancora Juve che sembra essere mossa meglio in campo, guardate grosso il figlio di Fabio, si chiama Filippo, destro a giro e palla fuori di un soffio, è un trequartista, ha la maglia numero 10 ed è veramente un gran talento, almeno per quello che si è visto, gran talento però anche dall'altra parte, perché Bakvetila con il destro qui chiude male sul proprio palo il portiere della Juventus Alberto Giorgi, e Bakvetila segna il gol dell'1-1 al 18esimo, ma non passa nemmeno un minuto e la Juventus, forse con il giocatore migliore insieme a Grosso e cioè il capitano Bufandar, trova il gol del vantaggio, gran destro all'incrocio, nulla da fare in questo caso per Zecca, e Bufandar chiama a sé tutti i suoi compagni per l'esultanza di questo 2-1, quindi torna in vantaggio la Juve, poi c'è la grande occasione per il Lugano, ancora Bakvetila col sinistro questa volta, e sentite l'esultanza da parte di tutto il pubblico, prima la grande opportunità e poi il sinistro vincente, destro e sinistro per Bakvetila, doppietta per lui, e al settimo del secondo tempo è 2-2, una bellissima azione individuale alla fine porta al gol di Loco Rotondo al 13esimo minuto, vince il Lugano 3-2, questa è l'esultanza con le braccia conserte da parte di Loco Rotondo. Anche se nel finale c'è un'altra occasione per la Juventus non sfruttata da Grosso, anzi anche da Ventre che non c'è, non è pronto per il tap-in, e allora vince il Lugano 3-2.